A questo punto magari molte persone si chiederanno, ma cioè io volevo andare a fare il Pacific Crest Trail per trovarmi in ambienti in cui sono da solo, in mezzo alla natura, in mezzo al nulla, in mezzo al tutto, dipende dai punti di vista. E invece partono 50 persone al giorno, sarà come andare in fiera. Le prime miglia, le prime centinaia di miglia nel deserto effettivamente sono abbastanza popolose, diciamo così. Mi è capitato anche di dover proseguire 5 o 6 miglia alla sera, perché comunque i campsites erano tutti occupati. Poi mano a mano la situazione si diluisce, le persone si scremano e quando inizia la serra si percepisce proprio che la popolazione sul trail è molto molto diluita e inferiore. Arrivati nello stato del Washington, effettivamente ci si sente veramente soli, anche troppo a volte. Quindi non preoccupatevi, perché sul PCT potrete sperimentare sia la convivialità, sia la socialità con persone eccezionali, sia la solitudine, senza dubbio. Io ho intrapreso il trail partendo da sud, dirigendomi a nord come il 90% degli hikers. Quindi non so dare molte informazioni riguardo l'altra direzione, mi concentrerò perciò su quello che è stata la mia esperienza. Ho volato fino a San Diego. A San Diego sono stato da dei trail angels che si chiamano Scout e Frodo, che però purtroppo da quest'anno hanno smesso la loro attività di Trail Angels. Quindi non lo so se ci sia qualcun altro su cui affidarsi. Magari su PCT Trail Angels su Facebook si trova qualcosa, altrimenti niente, vi trovate un posto in cui stare e da lì poi attraverso i mezzi pubblici arrivate al trailhead, che è, se non sbaglio, a un paio d'ore da San Diego. Cosa fare a San Diego? Ho sentito che tutti mandano questi pacchi, come faccio? Non ne ho idea, come ci si organizza, dove mandarli? Conosco la sensazione e vi dico un'altra volta che è molto 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 più semplice di come si possa pensare. Sui trail a lunga percorrenza è molto diffusa, soprattutto appunto negli Stati Uniti, la tecnica del mandare il cibo, del mandare i pacchi. Questo perché? Perché effettivamente ci sono delle zone, tra virgolette, sperdute, nelle quali è molto difficile reperire cibo e quindi il fatto di mandare pacchi a volte risparmia effettivamente il fare autostop magari per 30, 40 o 50 km per arrivare nella prima paese dove c'è un supermercato rifornito a sufficienza per i nostri bisogni. Se ascoltate i vari Darwin, Dixie, eccetera, su YouTube, il consiglio è quello di mandare parecchie scatole. Questo però è il punto di vista di uno statunitense, di una persona che vive negli Stati Uniti. Una persona che ha qualcuno a casa che può organizzare i pacchi e mandarglieli a richiesta nei vari posti. Noi non abbiamo questo vantaggio, perciò dovremmo organizzarci ogni volta che arriviamo in un paese un po' più grosso, facendo perciò una grossa spesa, organizzando i pacchi, andando all'ufficio postale, mandarli nei posti più strategici. Vale la pena? Non vale la pena? Risposta solita: dipende. Ritengo che la scelta migliore sia ridurre il numero di pacchi veramente al minimo, veramente alle zone dove è estremamente necessario. Questi posti sono davvero pochi sul trail. Per di più, per quanto mi riguarda, l'esperienza non è stata solo il trail. Parte del bello è stato proprio la socialità e conoscere nuove persone facendo autostop, arrivando in questi paesi anche a 50 km dal trail e dovendo chiedere per piacere se qualcuno poteva riportarmi sul trail,
conosciuto persone incredibili, gente che mi ha ospitato a casa senza mai avermi visto prima. E il trail per me è anche questo. Se avessi spedito pacchi, molte di queste esperienze me le sarei perse. È bella l'indipendenza di sapere di poter contare sulle proprie forze e quindi organizzare tutte le tappe, i pacchi, eccetera, ed essere indipendenti, ma a volte è bella anche la dipendenza, perché ci mette in condizione di... ci forza a conoscere persone nuove e ad addentrarci nell'ignoto, nel nuovo. Anche per questo, perciò, la mia idea è quella di limitare i pacchi veramente al minimo indispensabile. Ok, bene, ho capito, ma allora dove li spedisco questi pacchi? Come vi dicevo, i pacchi veramente necessari sono veramente pochi, si contano sulle dita di una mano. Il primo senza dubbio va spedito a Warner Springs, che è al miglio 110, dove non c'è praticamente nulla eccetto la possibilità di poter mandare dei pacchi. Quindi l'unico pacco che dovrete mandare da San Diego quando arrivate sarà uno, e andrà a Warner Springs, miglio 110. Dopodiché ci sono uno o due posti in Sierra Nevada dove io non ho mandato un pacco, però effettivamente mi sono pentito di non averlo fatto, perché la Sierra Nevada è molto alta e per uscirne bisogna fare un drop di quota decisamente notevole, e in più i punti d'accesso e uscita sono veramente pochi. E quindi se voi vi trovate che c'è neve e si procede molto lentamente, rischiate veramente di arrivare a corto di viveri. I due posti ai quali mi riferisco sono il Sierra Muir Trail Ranch, che è al miglio 856, e VVR, che starebbe per Vermilion Valley Resort, che è al miglio 877. Ci sono poi un paio di posti in Oregon e nello stato del Washington che sono di fatto dei resorts on trail che ricevono le scatole. Quindi voi, volendo, non è obbligatorio, io non l'ho fatto, volendo potete mandare i pacchi direttamente lì. Se volete evitarvi di fare autostop, uscire dal trail e appunto andare nei pochi paesi, che sono veramente pochi, in zona trail in Oregon e in Washington. Comunque ci terrei a fare una precisazione. Escluso Warner Springs, che è all'inizio, gli altri posti dove vi consiglio di mandare le scatole sono dopo il 1800. 856, 877, poi addirittura Oregon e Washington. Questi sono i miei consigli, ma io sono sicuro che già dal 1300 voi ormai sarete entrati nella mentalità da trail, vi sarete creati la vostra comunità di persone intorno e voi saprete cosa fare. Non sono certo io e i miei consigli che vi do adesso che influiranno sul vostra organizzazione del trail dopo le prime 300 miglia. Quindi il mio consiglio è di non preoccuparsi troppo in avanti, organizzate il minimo indispensabile per l'inizio e basta. Come in ogni viaggio, il bello del viaggio sta nell'inaspettato, nel non organizzare troppo, quindi organizzate il minimo indispensabile e poi vedrete che andrà tutto alla grande. Ci sono molte poche città e paesi che sono direttamente sul trail. Questo significa che la maggior parte delle volte che voi volete arrivare in town, nei paesi, dovrete fare autostop. Il che a me spaventava parecchio all'inizio, perché non avevo mai fatto autostop in vita mia. A parte all'inizio, le difficoltà iniziali è stata una delle cose, delle esperienze più belle per quanto mi riguarda. E adesso appena posso faccio autostop anche qua, quindi non preoccupatevi. Autostop in quella zona degli Stati Uniti è facilissimo da fare, non ho mai aspettato più di mezz'ora assolutamente, quindi andate sul sicuro e fidatevi. Per quanto riguarda tutte le località che attraversa il trail, quindi come organizzarsi,
per le sezioni, quanto cibo portare, eccetera, vi lascio il link sotto dell'elenco di tutti i resupply points sul trail, con le miglia, l'indirizzo degli uffici postali e tutto quello che vi può servire per organizzarvi. Certo, come me potete anche comprarvi qualche libro, so che c'è questo qua, è un po' il più famoso. Poi c'è quello di Cicerone, se non sbaglio. Sono interessanti, se volete per cultura personale prendeteli, non sono però indispensabili. Tutto quello che vi serve lo potete trovare tranquillamente online, gratis. Per quanto riguarda le mappe, come faccio? Cosa faccio? Stampo tutte le mappe. Dove le trovo? Vi metto il link sotto dove potete trovare tutte le mappe del trail scaricabili e stampabili se volete. Io da buon maniaco del controllo mi ero stampato le prime, se non sbaglio, 800 o 1000 miglia. Dopo 100 miglia ho buttato tutto. Il sentiero è facilissimo da seguire, segnato benissimo. Consiglio però vivamente di scaricare l'app che si chiama Gatuk, che vi permette la navigazione di GPS, vi fornisce dati sulle fonti d'acqua, vi fornisce dati sui paesi e sui servizi nei paesi ed altre informazioni utili. Io l'ho trovata veramente impeccabile. Un'ultima informazione che mi sento di darvi riguarda l'acqua. C'è un altro link che vi metto sotto che vi permette di avere informazioni aggiornate sulla situazione acqua e fonti idriche su tutto il trail. Diciamo che nella parte del deserto e della North California può essere molto utile tenerlo aggiornato sul telefono e non fare troppo affidamento solo ed esclusivamente alle informazioni date dall'app. Ecco ragazzi, io credo di avervi detto tutto riguardo l'organizzazione del Pacific Crest Trail. Se avete altre domande, non esitate a farmele, non fatevi problemi, scrivetemi sui social, scrivetemi qui, nessun problema, vi aiuterò molto volentieri e spero vivamente che questo video possa essere utile a chi effettivamente ha intenzione di intraprendere questa avventura che vi cambierà la vita, perché il Pacific Crest Trail è un viaggio di sola andata. Potete tornare fisicamente, ma la vostra mente non tornerà mai più. Pensateci prima di partire. Spero che questo video possa essere utile a chi ha intenzione, avrà intenzione di intraprendere questa avventura, perché se sentite che il trail vi chiama, non avete altra scelta, dovete andare. Ciao ragazzi, a presto con un nuovo video.